Bene, bene a tutti ragazzi, sono Chiesius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Sto registrando appena dopo l'episodio di prima, quindi sono curiosissimo come voi, d'altronde, di vedere come andrà avanti il videogioco a questo punto. Poco prima. E questa è la situazione. Ah, quindi sono io che parlo con... Ace che parla con Acid. Quindi Acid, ho bisogno che torni alla svelta ed aiuti la dottoressa. E ti prego di dire a Geo che qui abbiamo bisogno di lui il prima possibile. Non disponiamo di truppe sufficienti. Al momento Arcanote si sta occupando del nemico tutto da sola. La polizia satellite e io siamo andati ad aiutarla. Passo e chiudo. Come hai appena sentito, devo ritornare ad assistere la dottoressa Gota. Essa ha bisogno che ritorni il più presto possibile. Prendi la chiave SP2. Con questo potrei aprire il cancello che porta alla Oasa tramite un'onda astrale. Ah! Io ricevo la chiave SP2. Stai attento. Quindi stanno assolverando un attacco diretto, eh? Ha detto che anche Arcanote sta lottando. Dobbiamo far ritorno il prima possibile. Questo è lo spirito, Geo. Andiamo alla Oasa tramite l'onda astrale. Andiamoci dentro. Ok, ragazzi. Quindi il nostro obiettivo è tornare alla Oasa il prima possibile per aiutare Arcanote e gli altri. Oh mio Dio, che strana musica inquietante. Oh, che cavolo è questo? Che cos'è? Che siede l'umore? Ah! Ah cavolo, non posso supportare il rumore troppo. Ah! Che sta succedendo? Non riesco a respirare. Ah! Sembra che si tratti di un effetto collaterale di tutto il rumore che stiamo assorbendo. Pare che il programma di essi non stia funzionando. Ragazzi, dobbiamo andarci nella svelta. Il mio corpo si fa pesante. Ho capito. Ah. Andiamocene da qua. È qui. Oh, che cavolo è? Ah. Non sta andando per niente bene per me. Il rumore è troppo intenso. Ah. Che succede? Fa male, Mega Man? Quella voce. Chi è? No! È Dark Phantom! Ragazzi, io posso essere sconcertato, voi no. Dark Phantom era nella vecchia serie, Mega Man Star Force 2. Era un alleato di Vega, la scienziata malvagia che aveva deciso di conquistare il mondo attraverso la tecnologia Mu. E attraverso il dio delle onde, le Mu. Chiusa parentesi. È Dark Phantom! Phantom! È davvero un onore che vi ricordiate di me. Ne è valsa quasi la pena di trascinarmi dall'oscurità da cui mi trovavo. Cioè? Oh cavolo, non va bene. Ah! Wow! Come ti senti, Mega Man? Fa male? Doloroso, vero? Quindi, questa è opera tua? Mia? Sono solo uno spettatore. State praticamente nuotando in un mare di rumore. Avete raggiunto il limite di sopportazione. Cosa? Mr. Bolla me l'aveva accennato. Il rumore si accumula dentro gli esseri M. Avrei dovuto dargli ascolto. In altre parole, voi ragazzi vi siete distrutti da soli. Vi stavo osservando ed ero in attesa di questo momento. Tutto sta andando secondo il copione. Così eri tu che ho percepito dall'Oaha. E tu e la vendetta nei nostri confronti per la distruzione di Mu? Mu, ragazzi, leggiamo, dai. Un'antica progredita civiltà ormai estinta, la tecnologia di Mu venne usata intensamente dalla dottoressa Vega. Vendetta? In effetti lo è. Ad ogni modo, la ragione non è Mu. Questo è per me. Ho perso tutto quello che avevo o desideravo. E siete stati voi due che mi avete portato via tutto. Il potere, i sogni. Perché il copione serve sempre che l'eroe vinca? Pensi che questo cambierà qualcosa? Per la prossima scena... Che brutto... Ah! Capisco, ancora una volta non vuoi sporcarti le mani. Questo, quando si codardi, sfortunatamente riesco a scrivere solo questo genere di copioni. Ma almeno sono sempre emozionanti, non è così? Ti farò a pezzi! Non posso controllare la mia rabbia, ragazzi, è l'ora di darci dentro! Ok, ce la posso fare, dai. Oh, ok! Ah, mi sono alzato, ma è troppo. Non mollerò. Non agitatevi se vi costa tanta fatica. E adesso uno dei miei finali migliori riusciti. La vendetta è mia. E azione! Brutto che non sei altro tu. E sì, ma cos'è? Ma cos'è? Ma dai! L'ho bloccato! L'ho bloccato di nuovo! Porca miseria, sono troppo!
Oh mio Dio, stavo facendo i miracoli. Stavo facendo i miracoli. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo incamminato. Che succede? Che cavolo è? Oh! Cos'è? Io... Cosa? Che siano riusciti ad armonizzarsi col rumore? Il rumore non fa tanto male. Piuttosto sta inondando il mio corpo di potere. Conferma dell'identità del rumore in accesso al server Meteora. Quella voce che si è legata in qualche modo alla stella rossa? Rumore cancer. Non smorzato, carta d'attacco elementali, acqua più 30. Intrappola nemici con carte non smorzate. Elementali acqua. Attacco caricato, bubble shot. Usa bolle intrappolanti, controlla i messaggi per ulteriori dettagli. Cosa vuol dire? Che ne dici di questo? Questo c'era nel tuo prezioso copione? Che c'è di così divertente? Cosa c'è di divertente? Siete voi ad essere divertenti. State seguendo il mio copione proprio come l'ho scritto. Sono così felice che non riesco a contenere la gioia. Che cosa stai progettando, Dark Phantom? Un attore del tuo livello non ha bisogno di sapere. Basterà proseguire seguire il mio copione ed andrà tutto bene. Ebbene, signori, questo segna la fine del primo atto. Scommetto che non vedete l'ora di iniziare il secondo atto. Cosa intende dire quello là? E cosa vuol dire che ho la cancer noise? Quando vuoi un'altra motosta, torna pure. Il cambio rumore faceva parte del copione di Dark Phantom fin dall'inizio? Come mai? Non credo volesse solo mettersi in mostra. Deve esserci una connessione con Diale. Ehi ragazzo, smettila di sognare. So che abbiamo molto su cui riflettere, ma concordi ma ricordi che siamo di fretta? Oh, vero, dobbiamo sbrigarci e raggiungere gli altri. Ragazzo, stai in guardia. Quello Shakespeare da strapazzo potrebbe farsi vivo in ogni momento. Ricevuto, muoviamoci, riga. Oh mio Dio, ragazzi, qui ho ottenuto la mia prima abilità. Mega bene. Da ora in avanti sarai in grado di sfruttare il potere del rumore. Da adesso spetterà a te decidere se usare o no il programma Ace. Puoi non equipaggiarlo se non vuoi utilizzarlo. Il cambio rumore è molto complesso, ma anche molto potente. Se riuscirai a gestirlo in modo appropriato, le abilità combattive aumenteranno enormemente. Ma mi aspetto grandi cose da te. Grazie, Ace. Ace, ah sì, mamma mia, che confusione tra Ace e Asi. Messaggio in arrivo, leggiamo. Oh cavolo, sono arrivato prima in tempo. No! I Wizard! Non sono sicuro che riusciremo a farcela. Ah sì, il soppressore di rumore è pronto? Non ancora. Non avrei voluto chiederlo, ma visto che se ne occupa la Goddard, sono certo che sarà pronto per tempo. Ah! Oh cavolo. Sonia! Wow! Oh, ma fammi il piacere! Una mia copia dovrebbe essere più forte di voi, teste vuote! Ah, fentente! Cosa ha fatto da energetica, figlia? Omega Xyz? Questo significa... Eh sì, ragazzi, sono tornato e al momento giusto. Stai bene, Sonia? Geo! Scusami per il ritardo. Un eroe entra in scena al momento giusto. cosa? Lascia perdere. La cosa più importante è... Puoi scommetterci. Ho trovato tutti i dati di prezzi. Adesso possiamo riportare indietro prezzi. Yay! Geo! Adesso direi che dare una mano a Ice sarebbe una buona idea. La situazione è brutta come sembra. Non sappiamo se il loro obiettivo è distruggere o conquistare la Waza, ma qualsiasi esso sia, non gli lasceremo fare i comodi loro. Il computer principale della Waza è vitale per riportare indietro Luna. Quindi, sai cosa dobbiamo fare, giusto Luna? Farò a pezzi queste copie finché saranno loro a dovermi chiedere pietà. Niente potrà fermarmi. Ragazzo, andiamo. Andiamoci dentro. Questa è Quintia con Virgo. Finalmente sono tutti qui. Adesso possiamo spazzarli via con un solo colpo. Dopo tanto, finalmente potrò divertirmi, vero? È molto divertente guardare. Aspettiamo un altro po'. Cosa? Sembra così noioso. Grazie per essere arrivato in tempo, Mega Man. Adesso possiamo affidarti la missione. Missione? In questo preciso istante la Goddard sta usando il computer principale per preparare il nostro asso nella manica che spazzerà via il nemico. Ma ci vorrà del tempo, meno che sia ultimato. Dobbiamo prendere il più tempo possibile. Tutti, agenti Wizards, si stanno radunando per unire i loro sforzi in modo da proteggere il computer principale dai nemici. La cosa sarà dura. Credi di potercela fare? Naturalmente. Se la Waza venisse...
Se il complice principale non venisse protetto, non riusciremmo a ricomporre Prez. Non abbiamo altra scelta. Non mi importa affatto se riga il tuo piano. Diverrò pazzo se lascio in giro quelle copie di infame qualità. Mi darò da fare e le farò tutte a pezzi. Mega? Ed è meglio che nessuno patetico umano o wizard si metta sulla mia strada. Altrimenti si ritroverà a pezzi come le mie copie. Fareste meglio lasciare tutto in mano mia. Wow, meglio se ti calmi. Oh cavolo. Che figo che è Mega in versione rossa. Un'altra ondata? Credo che oggi non avrò tempo di fare pausa. Per il momento non importa per cosa combatti. Mega Man, la tua missione è fermare i nemici che cercano di distruggere lo scudo. Ace e io proteggeremo l'interno della Waza. Ah sì, idiota, chi ti dà il diritto di... Ricevuto, rimarremo qui a proteggere lo scudo. Lo scudo è una parte vitale della difesa della Waza. Mi fido di te, Gio. Ed è anche di, te, Omega Xyz. Allora smettila di chiederci aiuto solo quando non hai altra scelta. E perché non la smetti di usare Parolone come missione? Quando basta dirci fare pezzi cattivi che si dirigono allo scudo? Breve e veloce, questo è il mio titolo. Missione veramente più veloce di fare fuori i nemici che si dirigono allo scudo. Però non ci serve un rapporto lungo un'ora. Giusto, ragazzo? Certo, come dici tu. Geo, rimarrò qui con te e ti aiuterò a proteggere lo scudo. Bene, speravo che potessi darmi una mano a difendere la sede del computer principale. Non si sa mai. Capisco, ma... Sonny, non devi stare in pensiero per me. È meglio se dai una mano a tenere sicura la dottoressa Gotham, Wood e Zack. Ok, ma non fare niente di troppo stupido, intesi? Ok, prometto. Tanto quello è compito di Mega. Ah sì, anche noi dovremmo andare. Forza, apri la porta d'accesso. Ricevuto, Ace. Richiesta porta d'accesso. Trasmessa. Accesso al server satellite, livello 25 consentito. Ovviamente download. Perfetto, Acid, per una volta che decidi di darci dentro. Ace, sta attento. Contaci, e Geo, lo stesso vale per te. Omexis, cosa vuoi? Sentiti libero di chiamarci se mi sentissi aiuto. Cosa? Addio. Che brutto scemo, che brutto bastardo Acid qua. Non so apposta che fa arrabbiare Mega se va così. Cielo, cos'è così irritante? Non posso prevederlo. Sono così furioso che nessuno riuscirà nemmeno a sfiorarmi. Ehi ragazzo, ascolta attentamente la spiegazione, ok? In pratica non sarai tu a sostenere la lotta. Devi soltanto andare in giro e mirare le copie. Premi il pulsante B e io farò pezzi con i miei artigli. Davvero? Ma se sbagli il tempo e manchi una copia, allora dovrai unirti alla lotta. Capito. Non avrai nemmeno un secondo a disposizione. Per guadagnare l'antero o fare cose come il pulse out. Prima di iniziare ti converrebbe sistemare la carta. Ok. Perderemo lo scontro se lo scudo alle nostre spalle viene distrutto o se tiriamo le cuoie. Ma vinceremo se riusciamo a eliminarli tutti fino all'ultimo. Sei pronto? Ok ragazzi, ma sconfiggeremo le copie nella prossima parte. Quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi. Ho mezzo cuore, sono tutti in mezzo ai silver. Ho fatto l'accendino. Date fuoco a tutti. Vai, metti la TNT. L'ho messo giù uno. Fammene uno anche a me, grazie. No, non possiamo sprecare. No, ma la TNT dopo la TNT devi okay. Fare rilevare a Dame. Oddio, no! Date no, fuoco ai silver! No! No! È morto! È morto! È salito su!